Oggi Castello De Albertis, grazie al lavoro fatto da una parte con la Regione, dall'altra grazie al Lions Club International, riusciamo a dotare il museo di diversi strumenti per renderlo realmente fruibile, godibile e accessibile a tutti. Siamo alla realizzazione, alla prima fase di una realizzazione di un progetto di ampio respiro, al quale hanno contribuito numerosi enti, numerose associazioni. Questo progetto, il progetto di accessibilità CESIT, come si è potuto realizzare? Grazie al modellino tattile e alla realizzazione di un'applicazione inserita sul tablet che attraverso le immagini inserite all'interno del tablet e attraverso varie lingue, l'inglese, il francese, lo spagnolo e i sottotitoli, in più la voce parlata in italiano, in più è stata inserita anche questa grande novità adesso della lingua dei segni, proprio all'interno, un video che segue tutto il percorso all'interno del castello, dall'inizio alla fine senza saltare assolutamente niente, proprio tutto. E questo progetto mi rende molto molto orgoglioso. Devo quindi assolutamente ringraziare l'Ente Nazionale Sordi e l'Unione Italiana Ciechi qui presenti, proprio perché con il loro supporto si è cercato di venire incontro anche a dei bisogni e a darne risposta. E avete sentito quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto. E è molto importante sapere che è la collaborazione che permette sempre di realizzare i progetti. La volontà del Comune di portare avanti queste collaborazioni e questi progetti per ampliarli a tutto il sistema museale e implementarli sempre affinché la cultura sia un elemento veramente imprescindibile della nostra vita cittadina, della crescita, dell'opportunità di tutto il pubblico di familiarizzare e di trovare momenti non solo di crescita, ripeto, civica e culturale, ma anche di rilassamento e di momenti piacevoli con i propri cari.